L'Archivio Centrale dello Stato, Copyright Italia. Il luogo che custodisce il patrimonio archivistico, la memoria del nostro paese, ora ci racconta anche di un capitolo della storia economica italiana, quello che va dal secondo dopoguerra agli anni 70 del secolo scorso. Tra brevetti, marchi, prodotti, la mostra rivela storie di persone e imprese attive in anni di rapida trasformazione e crescita. Professoressa. Sì, sono anni straordinari, iniziano in questa mostra dal 1948, che abbiamo voluto rappresentare qui con una ristampa anastatica della Costituzione che appunto in quell'anno venne siglata. Questo sviluppo è stato reso possibile anche da un processo di democratizzazione che in quegli anni si è verificato. Tutti pensano agli anni del boom, agli anni del miracolo economico, come a qualcosa di straordinario, effettivamente lo fu, ma noi abbiamo voluto anche far capire che non è stato veramente un miracolo, nel senso che tutto quello che è successo negli anni dopo la guerra ha avuto prima della guerra, addirittura fin dagli anni 10, il suo prologo. Non eravamo più soltanto un paese di contadini, ma già c'era una grande struttura industriale con le grandi imprese come l'Alfa Romeo, vediamo qua il motore stellare, la Fiat, la Breda, l'Ansaldo, e in questa sezione abbiamo voluto proprio illustrare questa capacità italiana di avere un fortissimo sviluppo da un punto di vista industriale. L'Archivio Centrale dello Stato custodisce quanti marchi, quanti brevetti? Custodisce oltre 170.000 brevetti per marchio d'impresa, che vanno dal 1869 al 1965. Sono stati qui depositati dall'ufficio marchi e brevetti dell'allora Ministero dell'Industria, oggi Ministero dello Sviluppo Economico, e sono la testimonianza di questa grande capacità creativa del popolo italiano, non solo nell'arte, nella trasfigurazione estetica, ma anche nella concretezza della vita di tutti i giorni. Qui ci troviamo di fronte ad un modello di un prodotto eccezionale per l'epoca, un treno che viaggiava negli anni 50 a 160 km l'ora. Era proprio il Sette Bello, lo chiamavano così, pare, gli operai della Breda mentre lo costruivano, proprio per la sua bellezza e per il fatto che aveva sette carrozze, tutte traenti. C'è un sistema di trazione che non è più comandato soltanto dalla locomotiva, ma è anche comandato da ciascuna di queste carrozze. Come testimoniano i pantografi. I pantografi, esattamente. E quindi questo poteva garantire una stabilità molto, molto elevata e poteva garantire appunto una velocità molto elevata, cosa che per quell'epoca faceva veramente sembrare questo treno un treno marziano, come titolavano i giornali dell'epoca. La novità di questo treno era il fatto che non c'erano soltanto delle carrozze passeggeri, ma una serie di carrozze con servizi, non solo ovviamente il bar e il ristorante, ma si poteva per esempio comprare il giornale, si potevano mandare telegrammi, si poteva telefonare, si potevano fare delle sfilate di moda. E in realtà l'importanza di questo oggetto per noi è stata anche quella di simboleggiare una sorta di unità d'Italia, perché per la prima volta l'Italia viene unita in un unico viaggio da Milano a Napoli, passando ovviamente per Bologna, Firenze e Roma. E quindi questo vuole significare l'importanza straordinaria delle reti per l'unità del paese, per unire il paese anche dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale e culturale. E questo è avvenuto in quegli anni sia con le ferrovie, sia con le autostrade, ma anche con un altro mezzo di trasporto nel quale abbiamo primeggiato, come i transatlantici. Qui abbiamo il modello di un gioiello della cantieristica italiana. Cosa ha rappresentato? Leonardo da Vinci, insieme ad altri transatlantici che sono stati realizzati in Italia in quegli anni, ha rappresentato un risultato straordinario da diversi punti di vista. Ci sono moltissime innovazioni sul piano tecnico, per esempio motori molto più sicuri, delle vere e proprie cattedrali, degli elementi giganteschi nella pancia di questi grandi transatlantici, a propulsione diesel, che dovevano garantire non solo una costante forza alla nave, ma dovevano anche garantire stabilità e sicurezza.
per la prima volta nella Leonardo da Vinci, nella terza classe ci sono cabine individuali e quindi si stava allargando l'idea del viaggio e l'idea della crociera. Gli interni sono importanti in questi transatlantici perché contengono una grandissima quantità di opere, di artisti, di designer, di architetti. C'è un disegno che sembra quasi esso stesso una piccola opera d'arte che sarà trasformato nel soffitto di uno dei locali del transatlantico. Questo è il batiscafo di Picard realizzato a Terni. Con un acciaio e con una tecnologia così solida che ancora oggi il batiscafo Trieste mantiene il record di immersione nelle fosse delle Marianne. Non l'abbiamo voluto mettere qui non solo per il fascino che ha questo mezzo sottomarino, ma anche per far capire come la conoscenza del territorio e dei fondali sia stata importantissima in quegli anni. Queste macchine sono macchine per le riprese aerofotogrammetriche. Le riprese avvenivano da voli aerei attraverso delle tecnologie molto sofisticate che riprendevano fotogramma per fotogramma tutto il territorio nazionale con una copertura piano piano sempre più ampia, come possiamo vedere in questa carta d'Italia composta da tutti i fotogrammi ripresi in volo. Tutto questo serve ancora oggi? È una tecnologia attuale? Ah, certamente, è la tecnica che avvia Google, cioè avvia tutte le mappe di tipo elettronico e digitali di cui oggi disponiamo. Nella sezione dedicata all'ENI chiediamo alla responsabile delle iniziative culturali e dell'archivio storico qual è stato il ruolo dell'ENI in quegli anni e quanto ha contribuito allo sviluppo economico del paese. Beh, in quegli anni l'ENI ha contribuito in maniera molto significativa allo sviluppo del paese, d'altra parte era l'industria energetica a disposizione dello sviluppo del paese. L'Italia esce nel 1945 dalla seconda guerra distrutta e ha bisogno di energia per rimettersi in moto. La persona che riuscirà a fare questo in brevissimo tempo, in una maniera veramente sconvolgente se uno guarda la storia della presidenza di Enrico Mattei, è appunto Enrico Mattei che cerca nella pianura padana l'indipendenza energetica del paese e la trova soprattutto attraverso il metano. L'ENI nasce nel febbraio del 53 con una legge dello Stato, nel 54 l'ENI è già all'estero a cercare il petrolio, insomma c'è un grandissimo movimento per cercare di affiancare il paese in questa corsa allo sviluppo. Mentre la perforazione nasce diciamo alla fine dell'Ottocento in America, noi partiamo con grande ritardo, l'AGIP è del 26, ma immediatamente gli italiani riescono a creare attorno all'AGIP una serie di competenze molto forti nell'ambito appunto della ricerca petrolifera che poi riescono immediatamente nel secondo dopoguerra a mettere in atto e a consentire all'ENI di fare questo salto velocissimo alla fine degli anni 50. L'unico documento che abbiamo deciso di esporre, ma molto significativo, è il permesso che Mattei ottiene per visitare gli Stati Uniti nel 48. Da questo viaggio Mattei tornerà con una serie di idee. Anche l'idea di utilizzare il metano per far ripartire l'Italia è un'idea che viene dagli Stati Uniti, perché in Europa nessuno in quegli anni utilizzava il metano. Il metano non era considerato una fonte di energia. Mattei scopre che in pianura padana non c'è tanto petrolio, ma c'è tantissimo metano e quindi trova il sistema di metterlo a favore delle industrie che ripartono e il triangolo industriale del nord, quindi Genova, Torino e Milano, riparte anche grazie al metano. La Fiat si rimette in moto col nostro metano, la Dalmine si rimette in moto col nostro metano. Quindi l'Italia della ricostruzione è sicuramente figlia dell'AGIP e dell'ENI di Enrico Mattei, che hanno messo a disposizione una quantità di energia a un prezzo basso, perché essendo un'azienda di Stato l'idea di Mattei era non tanto di trovare il petrolio e di venderlo, ma darlo allo Stato a un prezzo più basso del prezzo di mercato. L'ENI non porterà soltanto sviluppo in Italia, ma lo porterà anche all'estero, soprattutto nei paesi con cui stringe dei contratti di collaborazione per la ricerca. Questa è la prima nave europea che ha consentito di fare perforazione in Europa, nei mari del nord in inverno. Era soltanto l'ENI che ce l'aveva attraverso la Saipan e consente appunto di fare perforazione a mare. E abbiamo esposto alcune chicche, per esempio alcuni oggetti che riguardano il cane a sei zampe, perché nel 52 nasce questo simbolo che l'ENI non ha mai cambiato. Quando esce dal concorso che lo vede vittorioso è considerato un emblema un po' strano e anzi in azienda non tutti lo accettano all'inizio perché hanno paura che soprattutto quando andremo in Africa questo animale che è un po' un drago, non si capisce bene che cosa sia, un po' inconsueto, possa generare qualche paura. Invece poi il marchio va molto bene anche in Africa.
L'ENI è presente in 77 paesi, quindi noi siamo globalizzati da sempre in qualche modo, perché Enrico Mattei quando muore nel 62 eravamo almeno in 30 paesi africani e quelli sono anni in cui non era così facile andare in giro, fare contratti eccetera eccetera, quindi siamo un'azienda internazionale. Queste sono le barre di uranio del primo reattore costruito in Italia nel centro sperimentale di Ispra. La ricerca fisica in Italia è sempre stata all'avanguardia. Ricordiamo Fermi, per esempio. Subito nel dopoguerra ci rendiamo conto che il nucleare può essere una strada importante per risolvere uno dei grandi problemi italiani, che è quello dell'approvvigionamento di energia. E siamo i primi in Europa questa volta a aprire questo centro di ricerca Ispra, nella quale per primi realizziamo un reattore nucleare per scopi di pace, che sarà importante poi per la realizzazione anche di centrali nucleari, che in Italia, forse non lo si sa abbastanza, erano numerose. Negli anni 60 eravamo al mondo il terzo paese per realizzazione di centrali nucleari. Questo è lo schema di una molecola. Una molecola molto molto importante, il polipropilene isotattico, il materiale che Giulio Natta al Politecnico di Milano nel 1954 scopre e ottiene il premio Nobel, perché questa molecola dà origine a tutta una serie di oggetti che hanno davvero rivoluzionato il nostro modo di vivere. Sono oggetti che tutti ricordano con il nome di Moplen, che era appunto il nome commerciale di questo materiale. Oggi è nel mondo il secondo fra tutti i materiali sintetici per volume e importanza economica. Gli valse una serie di brevetti straordinari che insieme a Montecatini depositò proprio e che sono conservati proprio in questo, nell'Archivio Centrale dello Stato. Questo numero importante di marchi, brevetti d'impresa, cosa rappresenta per l'Italia? Questo patrimonio rappresenta la testimonianza del fatto che il paese esce dalla guerra intanto con una fragilità meno accentuata di quella alla quale siamo soliti pensare, perché di fatto negli anni precedenti la guerra il paese si è solidificato, ha degli sviluppi industriali notevoli in alcuni settori, che poi saranno quelli che trainano l'economia nel periodo del miracolo. Rappresenta il fatto che tutto il popolo si mette a lavorare in maniera molto molto forte e il paese che ne esce fuori da questo ventennio glorioso assomiglia molto di più a quella che è l'Italia di oggi di quanto invece non lo fosse l'Italia di prima della Seconda Guerra Mondiale. Qui ci troviamo di fronte a un vero gioiello della produzione italiana di quegli anni. L'Italia in quegli anni non era solo importante nell'ambito della meccanica, come per esempio nelle macchine utensili, ma anche in quello dell'elettronica. E questo soprattutto per merito di Olivetti, che negli anni 50 investe in un progetto sull'elettronica che darà come primo risultato questo calcolatore, l'ELEA 9003, che è il primo calcolatore interamente a transistor e quindi è un primato anche questo della tecnologia italiana. Il fatto di avere utilizzato i transistor consentiva anche di ridurre un po' le dimensioni, che era uno dei problemi dell'elettronica in quegli anni. E la riduzione delle dimensioni e l'idea geniale di un personal computer venne proprio a un ingegnere dell'Olivetti, che realizzò questo programma 101 che veniva utilizzato da Barnard per controllare i sistemi tecnici nella sala operatoria dove faceva il trapianto cardiaco. Olivetti in quegli anni era notissima per le sue macchine per scrivere, la Lexicon 80 e la Lettera 22, la macchina per scrivere di Indro Montanelli. L'elettronica ci porta anche ad un episodio poco conosciuto della storia della RAI, Radio Televisione Italiana.
Nel 1955 la RAI apre a Milano uno studio di fonologia. Gli è stato richiesto da due musicisti, Berio e Maderna, per fare le musiche per la radio, le musiche per i nuovi sceneggiati televisivi che cominciano a diventare una realtà importante. Parallelamente Berio e Maderna continuano a utilizzare lo studio di fonologia per la sperimentazione della musica elettronica e in quegli anni rapidamente Milano e la RAI diventano il centro principale in Europa accanto a quello di Colonia con Stockhausen e a quello di Parigi. Da quello studio passarono importanti studiosi, poeti, letterati come Quasimodo per esempio, come Umberto Eco, che lavoravano a sceneggiature, a prodotti veramente innovativi anche nell'ambito della nuova realtà della televisione che si stava imponendo anche in Italia come il principale strumento di acculturazione degli italiani. Il periodo che va dal 1948 agli anni 70 è stato particolarmente sentito dagli italiani. Vissuto come un nuovo risorgimento, ha formato, plasmato l'identità sociale e culturale della nazione. Un'altra peculiarità italiana è l'autogrill. È l'autogrill a ponte. Siamo stati i primi in Europa a inventare questa modalità di sosta lungo l'autostrada. L'autostrada aveva collegato e stava collegando tutta l'Italia, ma è proprio tutta una nuova modalità per affrontare il viaggio. Fermarsi, mangiare, sostare, scambiarsi oggetti, comprare cose nuove. Ci sono i distributori alimentari, cosa che prima non c'erano. Quindi l'automobile, certo, è la regina di quel momento, ma l'autostrada e l'autogrill non sono da meno. La ricerca e quindi i prodotti realizzati in quel periodo hanno permesso imprese audaci. Audaci come la conquista del K2, la conquista da parte di un gruppo italiano nel 1954 della vetta del K2. È un'epica impresa che allora fece scalpore anche perché nell'immaginario delle persone, degli italiani, venne vissuta come quasi una sorta di riscatto rispetto al tempo della guerra. Il K2 è molto importante anche per alcune innovazioni tecniche che furono realizzate proprio per quell'occasione. Un'azienda italiana si inventa le corde di nylon e le corde di nylon sono più efficienti e soprattutto non si irrigidiscono come le corde naturali. E un'altra importante innovazione che venne messa a punto per quell'occasione fu la suola Vibram. E qui abbiamo proprio voluto ricordare anche queste imprese, non soltanto quella degli sportivi che arrivarono fino lassù, ma anche quella delle aziende italiane che hanno investito in innovazione. Cos'è rimasto della dinamicità di quel tempo? Di quell'epoca ci rimane molta di quella vitalità, per esempio la moda certamente in quegli anni combinava l'alta sartorialità, l'alto artigianato, ma insieme si apriva all'abito confezionato come Confacis per esempio, oppure ad un'imprenditoria come quella di Max Mara che coniugava appunto tecnologia, estetica e capacità di capire il nuovo. Certo, oggi abbiamo di fronte la globalizzazione, quindi questo rende ancora più urgente il rinnovare, il riattivare quello spirito di ricerca che aveva fatto grande l'Italia di quegli anni. Ricerca uguale brevetti. Non esisterebbero brevetti senza la ricerca, senza quella creatività tecnico-scientifica che ha fatto da volano al Made in Italy. È la prima volta che questo materiale viene mostrato in una mostra di questo significato al pubblico ed è la prima volta che noi stiamo trattando questo materiale in maniera sistematica per farne un database completo da mettere a disposizione del pubblico all'interno di un portale che nasce dalla collaborazione di una rete di archivi d'impresa, alla quale partecipano tutte le più importanti aziende che hanno degli archivi storici e ai quali tengono molto. E questo portale rappresenterà la storia del nostro paese dal 1861 ad oggi.
Dixit Fatti. In diretta dal Risorgimento. In diretta dalla storia e in diretta dal paese. In collegamento con il passato, in rete con il presente, in streaming con il futuro. Storie, eventi, manifestazioni, battaglie, protagonisti.